lunedì, buon inizio settimana, benvenuti a Finanziaria Mente, un'altra puntata, un'altra settimana. Oggi è il 7 di dicembre e siamo qua, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario e con questo programma ideato e condotto non sono da solo perché c'è con me due bellissime, cosa devo dire, due bellissime, eccole qua, due bellissime alla mia destra, la Giusy, due bellissime, punto, Giusy, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. E abbiamo la bellissima, che non mi, come si chiama? Che non mi ricordo mai. Ma non ricordo neanche io, guarda, ma un vuoto di memoria. Come si chiama? È bellissima la nostra store manager che è qua con noi e ci aiuta nel, così, con il nostro sponsor, Lucafè, che ringraziamo. Un buon caffè per partire la mattina con un po' di energia. Sì, però diciamo come si chiama. Come si chiama? Come si chiama? Angela. Davvero Angela? Non lo sapevo, Angela. Angela che è una preziosa store manager di Well TV, come dicevo, chiamatela per quanto riguarda la pubblicità, perché lei vi ascolterà. E adesso un caffettino per partire, grazie Angela, un po' di gioco con lei, la mattina si deve grazie. Essere sempre. Buono il caffè di Lucafè, grazie per essere qua con noi ancora ad ascoltare qualche piccola pillola, grazie Angela, guarda, vieni qua, guardate, bellissima ragazza, voi dite che bella, mamma di una, come si chiama? Bimba. Viola, diamo un bacio a Viola che ci ha ascoltato anche lei, Viola, bene, grazie, ringraziamo la store manager, le auguriamo una splendida settimana che qui in TV non è facile. Mi diceva da poco che è collegato il nostro ospite, eccolo qua, il nostro ospite direttamente. Abbiamo questo a piacere, eccolo qua, il notaio Augusto Enzel, benvenuto notaio, buongiorno. Buongiorno a voi, buona mattinata e buon inizio settimana e grazie per l'invito. Mi spiace non averle potuto offrire il caffè alla partenza, notaio, ci dispiace. La prossima volta. La prossima volta, abbiamo perso l'audio dalla regia, adesso la recupero. E qua oggi vogliamo parlare della cassetta degli strumenti che apriamo e vogliamo fare qualche piccolo accenno nel tema della successione, dell'eredità, vero Giusy? Sì, un tema che fa parte di quello che è l'ambito di pianificazione. Quando noi parliamo di pianificazione intendiamo pianificazione in senso ampio, quindi parliamo di pianificazione finanziaria, pianificazione patrimoniale, pianificazione successoria, pianificazione fiscale. Sono mondi che si intersecano tra di loro, che non sono autonomi e indipendenti, ma in realtà hanno delle parti comuni e delle strategie che vengono condivise. Eccoci qua, siamo in diretta, ecco perché stavo così sul telefonino, siamo in streaming sulla pagina di Well TV, sulla pagina di Your Solution e sulla mia di Poli Maurizio su Facebook, in diretta sul digitale canale 231, in streaming all over the world www.welltv.eu. Un piccolo segreto, presto saremo anche sul satellite, quindi una cosa che non devo dire, ma saremo anche sul satellite di Sky, ma per adesso siamo qua. Notaio, a lei la parola, una piccola domanda per partire, per carburare, l'esperienza sua per quanto riguarda, essendo i suoi incarichi, volevo sapere, lei è presidente del, non mi ricordo più notaio. Presidente attualmente del Comitato Regionale Notarile Lombardo e membro del Consiglio Notarile di Cremona e Crema. Grazie notaio, questo è importante sottolinearlo per chi ci ascolta. La domanda, ma le persone, gli imprenditori, le famiglie si interessano alla successione, all'eredità, vengono a chiedere consigli al notaio? Si può venire a chiedere al notaio cosa devo fare notaio? Accade questo notaio? Storicamente è sempre accaduto. La materia successoria è una delle principali sulle quali il notariato ed il notaio intervengono e nei miei 30 anni di esperienza professionale l'interesse per le problematiche connesse è sempre stato costante, ampio e ultimamente coinvolge in maniera anche più immediata il mondo imprenditoriale in funzione di nuove figure che sono state inserite nell'ambito del codice civile proprio per la successione nel mondo dell'impresa. Quindi l'importante è che l'imprenditore pensi al futuro della sua impresa quando è ancora in vita, nel senso quando è ancora
nel pieno possesso di tutte le sue capacità di poter programmare per la sua famiglia e proteggere quello che ha creato, quello che ha creato. Il bastone del comando deve essere trasmesso in tempi utili perché la trasmissione possa essere seguita con attenzione dal fondatore della dinastia imprenditoriale, in maniera tale da poter accompagnare nella prima fase iniziale il o i suoi successori. Questo è importantissimo quello che ci sta dicendo notaio, vero Giusy? Però da te volevo, c'è l'alfabeto, l'alfabeto importante, le parole sono importanti, l'alfabeto della successione dell'eredità, la parola R, la lettera R, rischio in successione dell'eredità. Che rischi ci sono, Giusy? Dal tuo punto di vista con il consulente educatore finanziario? Beh, chiaramente quando siamo in ambito di pianificazione, chi non fa pianificazione si espone a delle criticità, dei rischi che possano andare anche a minacciare quello che è la continuità del patrimonio, in particolare quando ragioniamo nell'ambito dell'azienda, come abbiamo parlato proprio qualche secondo fa con il notaio Enzel. Il discorso è che se un'azienda non ha pianificato il passaggio del timone, comunque più che altro anche il coinvolgimento di chi continuerà nel futuro, le strategie dell'imprenditore, del fondatore, e chi invece lascia la mano, succede che magari l'azienda può essere in impasse, quindi può essere bloccata, può essere, diciamo, rallentata, possono interrompersi quelli che sono gli investimenti, insomma sono criticità da valutare bene. Chiaramente a monte la pianificazione permette di andare a individuare strategie più adatte per dare continuità nel futuro. Continuità nel futuro del patrimonio, che sia patrimonio aziendale o che sia patrimonio puramente economico, finanziario, permette di dare, di tutelare la famiglia, di tutelare le persone che noi amiamo, e quindi in questo modo possiamo dare la tranquillità del supporto economico e del supporto finanziario. Chiaro. La parte dolorosa ovviamente non è mai possibile toglierla, e quello è un aspetto che va gestito a livello personale, ma tutto il resto attraverso la pianificazione è importante ed è possibile veramente fare grandi cose. Grazie Giusy, torniamo dal nostro ospite, il notaio Enzel. Notaio, una domanda che viene fatta spesso, la sentiamo: quanti tipi di testamento ci sono? Perché c'è molta confusione anche da questo punto di vista. Un testamento, quanti tipi di testamento ci sono? Nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di testamenti, il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Nell'ambito di questa seconda categoria si distinguono il testamento pubblico e il testamento segreto. Dal punto di vista della forma, chiaramente le tre strutture negoziali si diversificano ampiamente. Sotto il profilo degli effetti non c'è alcuna differenza fra il primo, il secondo e il terzo. Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il primo documento al quale facevo cenno, il testamento olografo, sono la segretezza assoluta, conosciuto quel documento solo ed esclusivamente dal suo redattore, ha delle caratteristiche formali che non possono assolutamente essere disattese, sono tre: l'olografia, la datazione e la sottoscrizione. Il testamento invece classico e pubblico del pubblico ufficiale notaio ha delle caratteristiche strutturali che sono quelle dell'atto pubblico, ha delle caratteristiche funzionali che sono quelle della certezza del momento in cui viene redatto e della certezza delle volontà espresse dal testatore stesso. Sotto il profilo, ripeto, degli effetti finali, tenendo conto della complessità della materia successoria, producono gli stessi effetti. Sovente mi permetto di osservare che il testamento olografo, redatto senza una opportuna
conoscenze quantomeno degli istituti principali del diritto successorio, a volte presenta delle erroneità strutturali che poi determinano la disapplicazione o la parziale disapplicazione di quella che voleva essere la volontà del testatore. Grazie notaio, questa è una precisazione ben fatta, chiara, limpida, cristallina per focalizzarci su questo aspetto, Assolutamente, giusto Giusy? assolutamente, ha detto una cosa fondamentale, cioè al di là del fatto che il testamento sia un documento redatto appunto dal testatore, dal titolare, diciamo, definiamolo così, dal titolare del patrimonio, molto spesso succede che le cose scritte, le parole utilizzate all'interno del testamento olografo siano parole anche utilizzate in maniera sbagliata, oppure addirittura parole non scritte. O addirittura ancora messe in una formula che rende quel documento inefficace, cioè non raggiunge l'obiettivo originario del testatore. Quindi assolutamente il fatto di potersi far affiancare da un notaio o comunque da un professionista che ci possa suggerire quali sono gli strumenti e le terminologie corrette da utilizzare nella redazione del testamento è importante per ottenere il risultato che vogliamo nel momento in cui noi definiamo il nostro testamento. Ecco, è chiaro che in quel momento noi abbiamo in testa un progetto, abbiamo in testa quello che deve succedere nel momento in cui non ci saremo più. Ecco, avere l'aiuto e l'ausilio e l'assistenza di un notaio, di un professionista, ci aiuta a far sì che queste siano le strategie giuste. Anche se poi scegliamo di farlo olografo, però avere una supervisione aiuta moltissimo, perché altrimenti ci apriamo nei confronti di un altro rischio che sono quelle delle liti ereditarie e devo dire che con la situazione dei tribunali italiani anche questo aspetto delle liti ereditarie, delle liti familiari nell'ambito della successione ce ne sarebbero veramente un elenco infinito diciamo da citare, ma ecco. Cioè, la media della durata di queste cause sono veramente di medio-lungo periodo, per usare un termine Un che termine spesso finanziario. usiamo nell'orizzonte temporale finanziario. Ecco. Torniamo dal notaio. Quindi redigere il tuo amico notaio, possiamo dire da questo punto di vista. Notaio visto anche come uno che ti dà dei consigli prima di fare delle cose, prima. Quindi il notaio non visto solo come una figura astratta, un po' che uso solo per quando devo fare il mutuo della casa. Poi aggiungerei, cioè, il testamento è un po' l'ultimo documento che noi lasciamo a coloro che ci vogliono bene dopo il fattaccio, cioè dopo il fatto che noi non ci saremo più, dopo una situazione dolorosa, quindi è un po' l'ultimo atto. E spesso non è semplicemente un atto che va ad individuare solo l'aspetto economico, ma magari vogliamo anche esprimere delle nostre cose personali, insomma, dipende un po' dal taglio che vogliamo fare, da quello che sentiamo, da come siamo fatti noi. E quindi assolutamente ci dovremmo mettere un po' di cura. Ecco, notaio, un qualche caso che le è capitato dal punto di vista sempre successorio, ereditario, vuol fare un esempio che si ricorda recente di casi così, sempre nella privacy, che naturalmente, qualche piccolo esempio di utilità di un atto successorio. Mi riallaccio alle parole della signora Giusi. Il testamento trova una sua genesi filologica in qualche cosa che va prima del documento giuridico. E il testamento è lo strumento di collegamento fra due realtà, tra il passato e il futuro. E d'altra parte, nello stesso mondo della cristianità, i documenti fondamentali che disciplinano il passaggio, o la vicinanza di due mondi sono il Vecchio e il Nuovo Testamento. Il Testamento è il documento di collegamento tra chi non c'è più e chi continuerà
la vita giuridica della persona che purtroppo è scomparsa. Da questo punto di vista è lo strumento unico e fondamentale per l'ingresso nella sfera giuridica di chi andrà via secondo le sue disposizioni. Se devo far riferimento sia all'esperienza professionale, sia a quella da praticante, cominciai a fare pratica 42 anni fa da un amico di mio padre a Napoli, di vicende successorie dolorose e frutto anche di forti discussioni, ne ho viste e ne vedo tuttora fin troppe. Se devo far riferimento poi a un'esperienza professionale, personale, delicata, l'ho vissuta nel ricevere da un vecchio cliente, poi andatosi di là, nel ricevere il suo documento testamentario e nelle forme che in quel momento si ritenevano opportune. E ritornando sempre alla parte iniziale, e la ringrazio dell'osservazione che ha fatto, il notaio, il pubblico ufficiale, abbandoniamo un attimo la veste pubblica, il notaio è sempre stato ed è tuttora in determinati ambiti e circostanze il confessore laico della persona. E la materia successoria è quella sicuramente nella quale si esprime con maggiore profondità questo collegamento fra il consigliere e la persona che richiede di essere aiutata nel individuare un percorso di devoluzione del patrimonio nella maniera più accorta e più, diciamo, vicina e conforme al dettato normativo. Grazie notaio, quindi il nostro amico notaio, il nostro confessore laico, mi piace questa introduzione, Giusy. Assolutamente. Però per te un'altra domanda che è arrivata dai social, ho guardato prima, la lettera L, mi hanno detto, la lettera L, la differenza tra legittimi e legittimari, Giusy, già che ci siamo, se vuoi spiegare velocemente. Ecco, sì, sono due parole che sono particolari perché c'è molta confusione da questo punto di vista. Chiaramente qua bisogna distinguere, noi abbiamo parlato fino ad oggi di fino adesso di testamento, e chiaramente bisogna fare la distinzione fra il fatto che possono esserci delle successioni appunto testamentarie oppure in assenza di testamento abbiamo una successione legittima. In questo ambito la successione legittima che è prevista appunto dalla normativa di riferimento e dal codice civile parla di successione in assenza di un documento di pianificazione che è il testamento e quindi gli eredi legittimi sono coloro che hanno il diritto di avere una quota parte per effetto della normativa che va a individuare i soggetti aventi diritto. Hanno il diritto di avere una quota parte del patrimonio del soggetto, della persona che non c'è più. E quindi questi sono gli eredi legittimi, cioè coloro che per legge hanno questo diritto. Diversamente, gli eredi legittimari sono coloro che in presenza di un testamento, quindi siamo all'interno della successione testamentaria, non possono non essere destinatari di una parte di patrimonio, quindi hanno un diritto per legge, non possono essere esclusi, per dirla in maniera pratica. Sono gli eredi legittimari nel caso di, ad esempio, prendiamo una famiglia, nel caso di un marito o di un coniuge, quindi marito o moglie che sono oggetto di una premorienza, il coniuge e i figli sono eredi legittimari, cioè coloro che non possono per legge essere esclusi. Quindi questa è la differenza, ma la differenza sostanziale è a monte, cioè il fatto che siamo in presenza di una successione legittima, o di una, quindi senza testamento, o di una successione testamentaria. E quindi abbiamo questi due soggetti. È importante fare la differenza perché chiaramente anche in termini di assegnazione del patrimonio ci sono delle assegnazioni in termini quantitativi
diverse. All'interno di una successione legittima c'è una successione che passa attraverso quello che ha deciso il legislatore. All'interno della successione testamentaria abbiamo delle decisioni che prende colui che redige il testamento, colui o colei che redigono il testamento. Chiaramente sempre nel rispetto della normativa, perché abbiamo detto che gli eredi legittimari non possono essere esclusi, quindi non è possibile mai ledere il diritto della legittima. Però c'è anche una quota, dal momento in cui esiste un testamento, colui che redige il testamento ha la possibilità di avere una quota disponibile da destinare anche a qualcuno che è al di fuori della cerchia dei legittimari. Questo è importante. Grazie Giusy, torniamo dal notaio. Eccoci qua notaio. Quindi, come vede, come lei sa meglio di noi, l'aspetto successorio va visto col professionista notaio, con noi consulenti finanziari, va visto col commercialista, è un insieme di professionalità che creano un buon viatico per creare il passaggio generazionale o eredità. È d'accordo notaio, ci vuole il notaio, ma anche il più professionista, perché è una materia abbastanza complessa, delicata da affrontare. Sono perfettamente d'accordo, anche perché la materia probabilmente nell'ambito della codicistica è tra le più complesse e le più articolate. L'esposizione, l'individuazione delle diverse posizioni, come correttissimo, in maniera estremamente corretta ha fatto la signora Giusy, evidenzia già tutta una serie di problematiche da stendere sul tappeto nel momento in cui si procede alla stesura del documento testamentario. Quindi l'intervento dei professionisti nel consiglio e nella valutazione della pianificazione successoria è fondamentale, sicuramente. Grazie notaio, non siamo notai noi, Giusy. Assolutamente. Non vogliamo fare il notaio, siamo consulenti finanziari, andiamo nel nostro territorio, nel nostro ambito. Il notaio è il nostro amico, anche lui, consigliamo di rivolgersi ai notai anche per redigere, diciamo, i piani successori, vero Giusy? Sì, perché comunque all'interno della pianificazione successoria c'è un aspetto, l'ho citato prima, e c'è l'aspetto fiscale, cioè l'attenzione a creare delle efficienze fiscali laddove ci sia una, chiamiamolo patrimonio, comunque un valore economico da diciamo gestire e da garantire ai nostri familiari, alle persone che amiamo, implica anche una riflessione dal punto di vista fiscale, che non è di seconda priorità. Pensiamo per esempio all'azienda, all'azienda ci sono degli strumenti, ne abbiamo citati qualcuno in passato, ma comunque quello, la normativa più, diciamo, importante che possiamo citare è la normativa, ciò che è già previsto per legge dalla normativa fiscale, il fatto che si possa diciamo passare la maggioranza della propria azienda ad un erede in linea diretta, quindi a uno dei figli, in esenzione fiscale, laddove però sia una strategia compatibile con le esigenze della nostra famiglia, perché capiamo bene che se abbiamo più figli che desiderano continuare la nostra azienda, chiaramente si apre un altro scenario. Ma questo è per far capire che in termini fiscali esistono anche delle regole, delle norme da valutare, da conoscere in primis e da valutare per capire se possono adattarsi a quella che è la nostra pianificazione. Come ad esempio il ruolo, nell'ambito della parte finanziaria, della parte degli investimenti, un ruolo importante lo svolgono le polizze, perché le polizze sono strumenti che usufruiscono di un beneficio che si chiama esenzione dell'imposta di successione, e quindi questo è importante da tenere conto laddove abbiamo una parte mobiliare da trasferire a coloro che noi amiamo. Quindi l'aspetto fiscale non è separato dall'aspetto successorio, è qualcosa di parallelo, è qualcosa che si interseca, come ho detto all'inizio. Chiaramente la difficoltà di fare pianificazione successoria piuttosto che di fare pianificazione patrimoniale, a me piace chiamarla pianificazione patrimoniale perché la parola successione ci fa necessariamente collegare a un pensiero triste, che è il fatto che noi non ci siamo più. Però spesso in realtà la pianificazione patrimoniale ha molto a che fare con la pianificazione successoria, ma non necessariamente perché noi non ci siamo più, ma perché noi prendiamo decisioni di vita diverse. Quindi a me piace pensare che magari ad un certo punto della nostra vita noi decidiamo di
avere una qualità di vita migliore, quindi anche dal punto di vista lavorativo, non so, non dedicarci più al lavoro tanto o dedicarci di meno o non dedicarci affatto per avere una qualità di vita diversa. Ecco, in quell'ambito bisogna chiaramente fare una pianificazione patrimoniale che si interseca sulla parte successoria. Grazie Giorgi, torniamo dal notaio perché il tempo vola, sta volando. Notaio, torneremo magari con una puntata in diretta qua nello studio di un'ora con lei a parlare di questi temi, perché oggi abbiamo voluto dare delle piccole pillole, delle piccole riflessioni. Se vuole lanciare lei un saluto anche per così le imminenti feste che sono particolari di questo periodo qui, è un periodo abbastanza in acque inesplorate, come ripeto, un suo saluto, lo passo alla Giusy e chiuderò io la puntata nel ringraziarla, notaio, perché queste piccole pillole sono molto importanti per far riflettere le persone. Ringrazio voi dell'invito, saluto il pubblico e nell'imminenza delle feste natalizie auguro a tutti un periodo soprattutto di serenità e salute, ricordando quello che Cremona e la provincia di Cremona hanno sofferto nella prima fase dell'epidemia. Mi auguro che a breve o quantomeno in tempi più che accettabile la situazione ritorni alla piena normalità e dal punto di vista sanitario in primo luogo e dal punto di vista anche sociale, perché purtroppo da tempo si sono interrotti tutti i collegamenti d'amicizia, di affetti e quant'altro esprimibili solo attraverso strumenti come quello che stiamo fortunatamente utilizzando oggi. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. Un abbraccio notaio, grazie, un abbraccio virtuale naturalmente. Grazie. Un abbraccio virtuale. Giusy, un saluto, vuoi proprio chiudo io la puntata? Sì. Una tua riflessione. Sono contenta di aver dato questo spunto di riflessione, ma anche perché appunto mi unisco all'augurio del notaio di poter tornare molto presto alla nostra vita sociale, che ci aiuta moltissimo e ci aiuta anche ad avere un pochino più il contatto con le persone, che è importantissimo, è importante perché noi siamo veramente, gli esseri umani hanno bisogno di socialità. Buona settimana. Eccoci qua, io chiudo la puntata ricordando che il risparmio di oggi è il pane di domani, che è il nostro slogan. Ringrazio il notaio, ringrazio Giusy, sempre precisa, sempre efficace per quanto riguarda la consulenza finanziaria e l'educazione finanziaria. Risaluto il notaio con forza. Lunedì prossimo 14, una novità incredibile, la buona cucina e la buona finanza. Inizieremo tre puntate con tre situazioni diverse, nella cucina e nella finanza, la stessa filosofia nella ricerca dei prodotti, nel cucinare, nell'amalgamare. Avremo ospite lo chef Roberto Abbadati, che ringrazio già, e cucinerà qui in diretta, io farò l'aiuto cuoco, la Giusy invece ci darà dei assaggiatrice. Flash, la Giusy assaggerà, no, ci darà dei piccoli spunti, certo, di collegamento tra la buona finanza e la buona cucina, e vi auguriamo una buona settimana. Buona settimana.